parte per Cagliari, il nuovo basket aquilano, dove fino al 1° luglio sarà impegnato a difendere i colori dell'Abruzzo nelle finali nazionali Under 14 maschili. Saranno le migliori 20 squadre d'Italia a lottare per lo scudetto di categoria e per il club del Pala Angeli sarà questa la seconda partecipazione consecutiva dopo quella di Bormio al campionato italiano. Un evento storico per la pallacanestro cittadina che in passato non si era mai affacciata a nessuna finale nazionale. Il nuovo basket aquilano è inserito in un girone ostico nel quale troverà la favorita assoluta per il titolo, la BSL Bologna, insieme ad altre temibili squadre come l'Alghero, la Spezia ed i Molisani della cestistica Campobasso. La società aquilana ha dominato il campionato regionale abruzzese, conquistando il titolo di imbattuta, con un percorso netto di vittorie di 26 su 26 partite. I ragazzi che parteciperanno alla trasferta di Cagliari sono Federico Mastropietro, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Tommaso Santomaggio, Alessandro Baglioni, Andrea Miconi, Francesco Tuccella, Alessandro Bologna, Luca Caldarelli, Emanuele Canossi e Alessandro Serani. Intanto per domenica 24 giugno la formazione Under 12 Esordienti, fresca reduce dal torneo nazionale di Venezia, rappresenterà la città dell'Aquila nella 9ª edizione del Memorial Lunari di Rieti, una manifestazione significativa intitolata ad un universitario scomparso nella notte del 6 aprile 2009 all'Aquila, nella casa dello studente.